Qui rivediamo i nostri ingredienti, in più si aggiunge lo zito fritto, le puntarelle e la salsa. Il coniglio è pronto, lo togliamo dal forno. Procediamo riscaldando la salsa. Nel frattempo prendiamo le puntarelle, l'aglio in camicia schiacciato, che dopo andremo ad eliminare, servirà solo per profumare le nostre puntarelle. Del pepe di Sichuan schiacciato al mortaio. Extravergine e sale. Condiamo bene, lasciamo maturare. Andiamo a legare la salsa con del roux, cioè dell'olio a 60 gradi con della farina che serve per addensare le salse. Mescoliamo bene evitando grumi. Togliamo il coniglio dal sottovuoto, eliminiamo il cellophane, ora infiliamo il nostro zito fritto in modo tale da far sembrare che sia un osso. Iniziamo a guarnire il piatto con la massa di cacao e la cannella che sono sicuro che andrete a cercare nel piatto. Sistemiamo le puntarelle e ora scaloppiamo il coniglio con un coltello molto affilato. Ricordo che la cottura a bassa temperatura rende la carne molto, molto delicata, molto tenera. La sistemiamo nel piatto intorno alle puntarelle. Ancora il piatto con dei chicchi di pepe di Sichuan, l'aneto, una buccia di pomodoro essiccata rosso, quel rosso che farà esaltare tutti gli altri colori del piatto. Prendiamo la salsa, assaggiamo, per essere sicuri che sia corretta di sale, infatti non lo è, ancora sale. Andiamo a condire il piatto. Cospargiamo bene il coniglio. Poi nel piatto. Un giro decorativo. Olio al cacao e infine lucidiamo con olio extravergine e francescolare. Arriviamo al coniglio cotto a bassa temperatura con cannella, cacao e puntarelle romane.